Dovremmo lanciare una linea di oggetti totalmente inutili chiamati Matano. Sarebbe bellissimo. Anche sì, ho pensato a un frisbee che quando lo lanci c'è la mia voce che dice giocalo. 'In America! Finalmente non dovremo più preoccuparci mai più di gatti! Ma cosa? Perché gatti, scusa? Ma non ci sono gatti in America e no, ci regalano il formaggio! Ma non ci sono gatti in America! Ma non lo so, è una fotografia che non riesco a trovare. Ma no, non ve la ricordate? No, sì, dai, io lo so da cosa sto facendo Fievel, Sbarca in America! Certo. Visto migliaia di anni fa, rimosso totalmente. Bellissimo, la famiglia russa, tra l'altro c'è quel video clamoroso che trovate anche su YouTube, dove praticamente tutti fanno il proprio aneddoto di vita personale, no? Sì. Tipo in cui il padre racconta che va a dormire, no scusami, sviene dopo che ha visto un gatto, si sveglia orfanello, perché nel frattempo il gatto ha mangiato il topo padre, tristissimo, ma lui in quella tristezza poi fa Ma e tutti insieme, ma non ci sono gatti in America. Io pensavo facesse riferimento a quella cosa che nei film Disney tipo Bianca e Bernie mettono dentro delle immagini sessuali senza che te ne accorgessi. No, per nulla, se le hanno messe non lo so. Perché scusate, Fievel non è delle produzioni Disney? Ma oddio, adesso mi coglie impreparato. Andiamo subito su Google. Grazie Wikipedia. Comunque, doniamo i nostri 5 euro perché la nostra trasmissione si fonda su Wikipedia. Ringraziamo Walt Disney perché ha creato il nostro immaginario. Buongiorno. Sì, bentornati su Off Topic. Bravo, intanto. Allora, oggi il luogo comune è, correggetemi se sbaglio, In America è tutto più grande. Grande cinema, questo è il luogo i grandi comune, musical, le grandi foreste, il grande canyon, Hopper, Elliot Smith, David Foster Wallace, la stand-up comedy, Coca-Cola, McDonald's. No, per carità, se no potresti stare qua due secoli. La democrazia, oggi signori, noi parliamo su quello, però, dell'esportazione della democrazia. Come dire, la civilissima esportazione. Queste modalità leggermente così. Serve un po' di democrazia? Sì. A casa vostra no, avete grazie. Un conflitto? No, siamo benissimo, veniamo grazie. Noi. No, a casa per favore. Vostra in comodissime rate. No, guardi. La risolviamo da soli, non vi preoccupate, grazie. Ma come? No, guarda, c'è Zio proprio Sam, non c'è bisogno. Stai pure sul tuo scranno a Washington, vai tranquillo proprio. Allora, oggi parliamo appunto di questo luogo comune che è stato suggerito dai nostri ascoltatori attraverso il sondaggio che lanciamo ogni settimana su Telegram e voi ci fornite un po' di spunti e poi noi imbastiamo Off Topic_24 il gruppo Telegram, mi raccomando, entrate, proponete e chiacchieriamo insieme. Esatto, e un po' i luoghi, diciamo i punti centrali di questo luogo comune in America è tutto più grande, sono le contraddizioni, cioè grandi spazi, grandi anche scontri di civiltà all'interno, grandi problemi, comunità afroamericana, comunità bianca, sappiamo insomma, grandi fast food, grandi famosissimo fast food. Super Size Me documentario, esatto. Sempre cibo, no, però disuguaglianze, problematiche internazionali. Esatto. Allora, e gli Stati Uniti d'America io li ho sempre visti un po' come l'impero e noi siamo colonie, diciamo, la nostra educazione culturale, perlomeno la che mia, tra adesso scusami, tecnicamente eravamo andati noi a un certo punto di là e quindi siamo noi, siamo l'evoluzione dell'Europa che a un certo punto al ha preso contrario. Una strada, esatto. Diciamo che è un po' la propria strada, insomma. È un po' come il figlio che comanda casa a un certo punto, no? Praticamente, sì, e lo comanda da un sacco di tempo. Noi siamo cresciuti con film, libri, eccetera, 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 tutti statunitensi. Un immaginario culturale su questo tema che su Wikipedia ho trovato sta cosa, si ritiene che i primi europei a giungere sul continente americano possano essere stati dei vichinghi sbarcati sulla diarna Terranova, e non la cosa si della... pensa anche degli egiziani. Oddio, non sono certo di questa Stargate informazione. Di confine, no, voglio dici solo perché sapere. Tanto siamo al bar, che te frega. No, però è molto affascinante le migrazioni super antiche nel continente americano. Diciamo che arrivando al 2021 l'America è più grande, lo sappiamo, è un'egemonia culturale, noi ne abbiamo preso a piene mani. Basta ok, il prezzo è giusto, qualsiasi cosa che vediamo in TV nasce da quello. Certo. Vi do soltanto tre cose così al volo. Gli Stati Uniti hanno creato le serie più longevi di sempre, signori. Cioè chiaramente. Dallas? No. Beautiful ha fatto più di 8.300 puntate, pensavo 12.000, invece no, 8.000. 8.300. Già un po' meno. I Simpson, in onda dall'89. 40 edizioni abbiamo fatto. Guarda, arriviamo alla 34esima. Ma li stanno ammazzando tutti i personaggi. Tra l'altro, io sono rimasta quando avevamo fatto fuori, sono rimasto parecchio indietro, la moglie di Flash.
Flanders. Vabbè, pensa, sono rimasto al 2002, vero, forse no. Sono invecchiato male. E poi ER, il medical drama per eccellenza, sì, che ha lanciato anche George Clooney. Quanto è durato? 7 anni. È durato dal 94 al 2009, 15 anni, fratello. Però attenzione che forse Grey's Anatomy sta superando. Comunque, insomma, noi siamo intrisi di questa cultura e noi ci piace parlarne proprio in questo modo. Ma infatti, modo. Compensiamo, chiediamo all'Unione Sovietica di ricostituirsi. Facciamo così e facciamo 100 anni di Unione Sovietica. Fievel veniva dalla Russia. Esatto. Quindi dalla Russia andava in America, cioè tutto. Dovremmo rivederlo con quest'ottica. E dalla Russia con amore, tra l'altro. E siccome noi, come cantava Vasco Rossi, non siamo mica gli americani, certo, che loro possono sparare agli indiani, esatto, fuoco agli indiani, e nessuno gli dice nulla, esatto, bravissimo, non possiamo farlo noi, ci serve qualcuno. Ci serve un italo-americano d'eccellenza, e diamo il benvenuto off topic a Frank Matano. Ciao Frank, benvenuto. Good morning everyone. Eccolo col suo accento poderoso. Io quando ho sentito la prima volta Matano parlare in inglese, allora devo dire, mi è venuto un po' un brivido sulla schiena, perché mi viene in mente la ottima Maugeri, sono un paraculo, ecco, perché mamma, proprio a destra. Però la manca. Devo ammettere che quando sento un italiano forzare moltissimo l'inglese, mi viene, sì, un po', capito? Però giustamente tu sei cresciuto, hai studiato in America, no, cavolo, no, è il tuo accento, diamine. La regola che mi sono dato è che mi forzo la pronuncia solo quando vado in video, quando sto facendo, quando sto tra amici abbassi un pochino, perché sì, sennò fai figure di merda. Mi fa ridere pronunciare. Però questa cosa qua, Frank, intanto diciamo che tu sei nato in Italia, sei cresciuto nella prima parte della tua vita negli Stati Uniti e poi sei tornato in Italia, insomma ti abbiamo conosciuto su YouTube e poi con LOL, sì, ma mille altre cose, le Iene e quant'altro. Questa, sì, cosa del tuo accento, che è un mix tra casertano e statunitense, come incedere, americano, questa cosa è un po' un, sì, tuo marchio di fabbrica, no? Beh, molto molto utile è stata, però quando ho iniziato devo dire che ne so, ho fatto anche tipo degli incontri in radio, tipo quando avevo 19 anni, e questo modo di parlare, diciamo, non mi aiutava moltissimo. Penso quando ero più ragazzo era ancora più marcato, strano, ancora più forte, sì, il tuo accento, sì, italiano, sì, sì, negli, però, Stati Uniti. Però devo dire che è assolutamente uno che deve far ridere se parla in modo strano. Diciamo, aiuta. Ma te lo facevano il verso tipo pappete puppete? Te lo facevano il verso oppure no? Che cosa? Te lo facevano il verso griffiniano un po'? Pappete puppete. Ma sì, me lo facevano, ma si rendevano, diciamo, più ridicoli da soli, perché quello non mi dà fastidio, ma a volte mi dicevano: senti, ma tu sei italiano, io ho famiglia in Italia, tu conosci un certo Giancarlo... Ma come? E dico, ma di dov'è? Roma, tipo Roma. No, non ne ho idea. L'Italia è grande. Poi mi ha chiesto se avevamo internet. Questo nel 2008. No, veramente. Questo è interessante. Che pregiudizio gigapower. Cioè, no, hanno proprio... Cioè, fuori dall'America ci stanno delle città dove fare delle belle foto per loro. Non esistono nazioni. Sì. Sono colonie, sì, ma colonie distrutte, atomizzate. Esatto, cioè, non esistono confini, bandiere, presidenti delle repubbliche. Ci sono solo delle città dove fare delle foto, come hai detto giustamente, Venezia, Roma. Sì, ma Venezia assomiglia e poi dopo... a loro di Venezia, tra l'altro. Sì, cioè, loro è il benchmark. È meglio la loro Venezia a Las Vegas. Ma infatti, parlavamo proprio del contrasto Italia e Stati Uniti. Tu prima hai detto l'Italia è grande, cosa che ci ha fatto un po' sobbalzare, sì, perché in realtà la puntata è l'America è grande. L'America è 32 volte l'Italia. Dai. Sì. Tu sei riuscito a visitarla, o che cosa hai cosa ti porti nel cuore degli Stati Uniti? Beh, ho fatto l'ultimo anno di scuole superiori, che è stata un'esperienza incredibile, devo dire molto molto formativa. Cioè, sei rimasto a piedi per strada e non avevi un soldo in tasca e hai dovuto rapinare delle banche? No, dai. No, però tipo ho fatto tutta la... Cioè, la scuola americana ti mette in condizioni di capire davvero quali sono i tuoi interessi. La scuola superiore che ho fatto io, cioè, per esempio, all'interno della mia scuola, che era una scuola normalissima, anzi, era pure un po' più sfigata delle altre, c'era corso di fotografia, cioè avevamo una camera oscura dove ci facevano sviluppare le foto, facevamo un miliardo di attività, un miliardo di sport all'interno della scuola. Per esempio funziona che in base a come stai andando durante di mese in mese,
fai un colloquio con un consulente che ti viene assegnato in base alla tua iniziale del cognome e dicono matematica non stai andando bene, inizia a valutare che andrai in un'università probabilmente che tratterà di, che ne so, inglese, fotografia, perché certo, vedo che stai andando bene lì, quindi cerca di indirizzare. Ma questa cosa qua, scusa, Frank, non inibisce un pochino la possibilità a qualcuno di riscattarsi in un futuro? La classica cosa da noi in Italia è studio il classico e poi vado a fare l'amministratore delegato a far di conto, ok? Questa cosa un po' così balzi tra una parte e l'altra. Questa roba invece di indirizzarti già dall'inizio non tarpa un po' le ali, sì, secondo te? Ma secondo me c'è sempre l'eterno dubbio, c'è la crisi che sento della mia generazione e di quella dopo di me, che in Italia soprattutto è che le persone non sanno qual è la loro passione, diciamo di base partire con una passione. E dove collocarsi nel mondo, tra l'altro, cioè anche esatto, un adolescente quindi, dice ok, mi guardo attorno, vedo il mondo che c'è attorno a me e io dove mi metto, cioè che posso fare in questo esatto, caos che mi circonda? Esatto, esatto. Invece lì, secondo me, ti danno almeno un pochino lo sprint, un po' di autostima, che dice guarda che sei bravo in questo, provaci. Poi, ma però te cosa dissero, scusami, fai il comico? A me mi dissero che dovevo fare materie umanistiche, dovevo fare l'insegnante di italiano, perché ho scelto come lingua, io sono cittadino americano e come lingua straniera gli ho scelto l'italiano. Beh, giustamente. Questa è una carognata, però, che cazzo, dai, scusa. Sì, vabbè, voleva studiare il meno possibile. Se c'è una caratteristica che abbiamo noi italiani è essere paraculi. Cos'è che hai vinto, scusa? Ho vinto $300-400 perché tipo dopo al secondo quadrimestre, non mi ricordo, ci hanno fatto fare questo concorso nazionale. Io ho vinto sia quello statale del Rhode Island e secondo negli Stati Uniti, però non so chi è quello che ha vinto. Però era un quiz di italiano tipo... Vabbè, però anche tu... Cioè, scusami, col padre o la madre, se non ricordo. Difficilissime comunque. Cioè che pure tu non sapevi. Tipo, che cos'è la tarantella? Che quegli americani è impossibile. No. Però tu lo sapevi, eri preparato, lo spero. Su sì, questo. È un ballo folcloristico. Ecco, fantastico. Bene. Scusami Frank, però non vorrei rimanere sul tema scuola, ma tu hai raccontato di una scuola con un consulente che ogni mese ti dice cosa devi fare, però stai parlando di una scuola privata che costa dei soldi. Pubblica? No, scuola superiore pubblica. Ah però, allora è proprio vero che in America è tutto più grande, tutto meglio, no? Tutto forse meglio. No, forse no. Ecco. Vabbè, no, ci stanno un sacco di cose che non è tutto meglio, io sono super felice di essere in Italia, non tornerei mai indietro. Cioè, ah, non torneresti? Tornerei per provare a fare questo mestiere, però sinceramente è impossibile stare lì tot tempo e non tornare in Italia se sei, diciamo, legato. Ma qual è la cosa più faticosa? Qual è quando sei là? Cos'è che non ti piace degli Stati Uniti? La socialità e il cibo, sinceramente, che sono due cose che vanno insieme, qui è bellissimo, cioè è molto molto diverso, è tutto a propulsione, tutti hanno delle buone idee, tutti hanno da fare, non si fermano mai un attimo a farsi un bicchiere di vino e quindi fa un po' tristezza dopo. Tu ami l'Italia per la sua lentezza, possiamo dirla così? Su certi versi. No, per la mentalità, diciamo, di come si sta tra amici, come si vive la socialità, come si mangia, cioè si sta bene in Italia, è molto bello. D'altronde però il luogo comune è che gli italiani hanno fatto l'America e quindi insomma ci ritroviamo perfettamente. Sì. Senti Frank, ma l'America è talmente grande che mi sembra che ogni volta che parli con qualcuno tutti hanno un aneddoto legato agli Stati Uniti. O siamo stati tutti negli Stati Uniti oppure c'è qualcuno qua che racconta delle puttanate. Perché per esempio Beppe tu non ci sei mai stato. Stato, infatti io non dico nulla sugli Stati Uniti. No, però ce l'hai un aneddoto legato agli Stati Uniti. Veramente? Aspetta, è la prima volta che sono smentito. Cioè è una roba incredibile. Beh, a livello di prodotti culturali, cos'è la cosa che ti lega di più agli Stati Uniti? Perché adesso c'è tutto sto ritorno di Friends, le serie televisive che tornano, giocano un po' sull'emotività. Tu hai qualcosa che ti lega proprio a stretto filo con gli Stati Uniti? Ma io penso che sia la comicità, la stand-up comedy, il modo che hanno di fare comicità e spettacolo negli Stati Uniti è davvero senza nessun senso ed è una strana cosa perché di solito della musica di generazione in generazione si dice però quando c'erano, la comicità lì sta avanzando e ce ne stanno di tutti i tipi, è affinata in qualsiasi modo.
In questo secondo me sono veramente i più forti, cioè hanno nel DNA lo spettacolo. E tu hai mai avuto un pubblico americano di fronte? Ti sei mai esibito di fronte a un pubblico americano? Io mi sono esibito al Laugh Factory a Los Angeles, ho fatto ogni lunedì lì, mi pare che poi non so quali giorni fanno, però ogni lunedì lì ti puoi registrare per fare 3 minuti e se sei tra i primi 15 in fila ti prendono a fare questi 3 minuti. Sempre molto selettiva come cosa, sì. Molto in batteria. E com'è andata? È andata che mi sono presentato 2 ore prima, mi hanno preso, ho fatto 3 minuti e non è andata male, cioè ridevano. Però sei qua a parlarne con noi, quindi vuol dire che qualcosa non è andata. No, sto scherzando. Sì, no, però qui riesco ad essere anche benestante, diciamo. Però... Ah, scusa, l'hai aperto tu il tema, vabbè, domanda classica, c'è qualcosa che non può dire un comico secondo te? Qual è il tema che non si può aprire in Italia adesso? Cioè, su cosa siamo in difficoltà? Secondo me si può parlare, allora, questa è sempre una risposta cioè, che vuole essere detta veloce, ma... No, diciamo, cioè, serve un tempo, sì. Noi ce l'abbiamo, vai tranquillo. Allora, praticamente, il comico può dire assolutamente qualsiasi cosa. Se la cosa che deve dire è spinosa, deve pensarci molto molto bene. Basta, cioè può dire quello, puoi scherzare su qualsiasi cosa. Se scherzi su cose più delicate... ci devi mettere di più la testa, perché è come buttarsi col paracadute se sbagli la battuta. Cioè devi scriverla meglio, mettiamola così, ecco. Ci devi pensare 2 o 3 esatto. volte prima. Senti, a proposito di contraddizioni, ne abbiamo parlato prima, gli America, grandi spazi, grandi contraddizioni, molte realtà che vivono insieme. È una polemica di questi giorni quella dei calciatori della nazionale, di varie nazionali che si inginocchiano per il Black Lives Matter. In Italia è successo una cosa un po' sparsa, cioè alcuni si sono inginocchiati, altri no. Tu cosa ne pensi di questo gesto? Ma allora, intanto ma sono totalmente d'accordo col gesto, poi lo sport è sempre stato fondamentale rispetto alla lotta per i diritti di chi viene e veniva oppresso. Sull'inchinarsi, noi importiamo dalla cultura americana un sacco di cose e anche il modo di manifestare, diciamo, la propria ideologia politica. E secondo me in Italia non c'è, cioè, abbiamo un grossissimo problema di razzismo che non c'entra niente con quell'inchino. Quell'inchino arrivi a farlo quando sei arrivato molto in avanti con la lotta. Qui in Italia abbiamo una concezione, secondo me, di altre persone che non è proprio simile in America. In America c'è il razzismo, c'è il razzismo sistematico, ma in Italia è proprio un altro... È un altro livello. Cioè, in Italia se ti inchini nessuno lo sa neanche. Ma hai detto che c'è un grosso problema di razzismo in Italia, secondo te? Ma secondo me la concezione che abbiamo di persone che vengono da altri posti è molto diversa dall'America. Cioè, se vediamo le opportunità di lavoro che diamo agli immigrati, non si può dire che è paragonabile alle opportunità di lavoro e all'integrazione che c'è negli Stati Uniti. E in questo Uniti, forse negli no? Stati Uniti sì. È basato proprio sì, su certo, questo, certo, no? Certo. Certo. A proposito di abbiamo se... proprio un... Sì. No, scusa, finisci. Dimmi. No, è che volevo fare un balzo sulla nazionale, perché ho scoperto che a Coverciano il tubo che suona, quello di LOL, sì, va a ruba. Cioè tra i giocatori si inseguono nei corridoi col tubo, ti giuro. E non solo, Matano, ragazzi, è talmente trendsetter che il microfono, quello che faceva l'eco in LOL, tipo, usato si è esaurito per... da tutti i magazzini non c'è Amazon più. No, ma scusa, ragazzi, tra l'altro mi viene su in mente Amazon una cosa. Costa 20 euro, è schizzato in su perché costava tipo 10 euro, certo, dopo LOL, certo, boom, cioè. Però mi viene in mente una roba su questo oggetto. Non t'ha scritto ancora nessuno per insultarti del fatto, perché potrebbe succedere anche questo, che è un prodotto poco ecologico, probabilmente perché sarà di plastica, immagino. Sarà fatto in o no? Cina, dai. Allora vi dico una cosa: io quel prodotto l'ho portato a LOL, non volevo che diventasse il giocattolo dell'estate. Io non pensavo di fare la mia cosina e basta. Non certo, sapevo che. Anzi, io mi sono immaginato subito vedendoti che quella roba l'avevi tirata fuori da un armadio da 12 anni che stava chiuso nell'armadio, tipo da una festa di un liceo, tipo. E hai detto: vediamo, posso portare sta cazzata così la uso, che l'ho comprata e non l'ho mai usata, no, vero? Mi era venuto in mente semplicemente che da piccolo, ecco, appunto negli Stati Uniti mi ricordavo di aver giocato a un gioco simile e allora l'ho portato. Basta,
non lo so, è tipo una roba degli anni 90, quella, mi pare. Sì, sì, è come la molla, quella di ferro che scendeva le scale, non so se ve la ricordate. No, che lo, poi slinky, la... lo slinky. Bravissimo. Comunque, ho davanti l'articolo su Amazon e c'è scritto proprio visto in LOL con Frank Matano in un articolo. Fatti e l'altro tubo rumoroso Frank Matano. No, 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 dovremmo lanciare una linea di oggetti totalmente inutili chiamati Matano. Sarebbe bellissimo. Anche sì. o se no il libero mercato che tanto ci è stato insegnato dagli Stati Uniti, esatto, potrebbe assumerti, Frank, per fare la tua carriera di, no, volto, sì, sponsor della giocheria che vende questo prodotto. Quindi insomma, svolti. Ma anche in America così. Ho pensato a un frisbee che quando lo lanci c'è, cioè, la mia voce, la mia con la, cioè, la tua risata, c'è la mia voce che... No, c'è la mia voce che dice giocalo. Scemo. Sì, qua sono soldi veri, con gli americani fai io soldi veri. Avrei preferito con la tua risata, sai, tipo il volano, quello che faceva tipo, sì, il vortex. Sì, sì. Però fa sì, sarebbe stupendo. Senti, siccome parliamo di te, che sei stato che sei americano, cittadino americano in Italia, insomma, però appunto sei un uomo del sud. A te la parola terrone ti dà fastidio o no? Mi dà fastidio, mi dà fastidio se non me lo dicono in faccia, sinceramente, cioè dipende come viene detta, sinceramente dipende da come viene detta e da chi la dice. Forse ti dà fastidio anche quando lo dicono scherzando, tipo, lo so, ridendo, vabbè, ma tanto no, posso dirti terrone, dico, no? Tu però in realtà ti gira un po' le palle, giustamente. Scherzando, sì, secondo me si può diciamo dire, che se lo dice uno di Verona sappiamo che il senso non è proprio anche bonario. Sì, ragazzi, attenzione. Sono di Verona, sì, lo so, cioè, lo dico, lo no, ammetto. Certo, poi c'è anche da dire che è anche una parola un po' desueta ormai, cioè, sì, siamo nel 2021, sì, diciamo che non fa neanche più ridere, perché poi questi si incaponiscono, esatto, sulle non si può più dire niente, non si può usare questi termini. Ma va. Amico mio, ma è una battuta che non fa più ridere dal 98, tipo, no? Sì, dal 92, no, Frank? Tu che te ne intendi di battute? Sì. Ma no, secondo me, guarda, dipende, tutte le cose dipende come le usi, secondo me può ancora far ridere, dipende chi dipende, la dice. Dipende, comunque, ragazzi, scusatemi, devo dire questa cosa a Frank, scusate. Vai, io ho visto LOL, questo è uno spazio, voglio bene a Frank, è stato il migliore, secondo me, in assoluto. Ah, così, fai proprio però, sta sviolinata. No, l'ha però, detto anche però, a Luca Ravenna, ti voglio dire solo che l'ha detto anche a Luca Ravenna. Non gliel'ho detto Luca Ravenna, no, dici fregnaccia. È vero, no, a Luca non l'ho detto, no, è il mio preferito in assoluto, però Frank. Dai, cazzo, hai riso tutto il tempo. È vero, Frank, hai barato. Hai riso sotto i baffi. Ammetti che hai barato la produzione, allora, e mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo. Quella. La produzione è stata, come dire, ha chiuso magnanima un occhio con te, con no? Frank. Meno male, però. Allora, io sono una persona gioviale e simpatica. Si vede che la mia faccia sì, sembra sempre che sta quasi per ridere. Certo, certo. Sono degli invidiosi. Tu sei come... Scusami, sei stato il Pippo Inzaghi di LOL, praticamente. Che cadevi sempre e poi dici, no, ma fallo, no? E, sì, e l'arbitro... Se sì, no, gli avessero cucito le labbra dall'interno a un certo punto in una smarfia strana. Ah, va bene. Un po' è barato, sì, ammetti. Ma con Elio era impossibile, ma sì, ragazzi. Secondo me, cioè, si rideva da casa, era impossibile. Allora, poi di persona si crea un'empatia, un clima che è impossibile non ridere, raga. Cioè, io no, sarei... Poi Elio diceva delle cose tremendo assurde. Io diciamo che gliele... Cioè, gli rompevo molto le scatole. Tipo una cosa che non sì, hanno messo. Mi ricordo che gli sono andato vicino e gli ho detto... Non so perché stavamo parlando di corde. Sì. Le corde, quelle che servono... Sì. Che ne so, le corde, no? Quelle sì, del BDSM, per sì, arrampicare, certo, per legare le persone. Bravissimi ragazzi, bravissimi ragazzi. E a un certo punto gli dico, Elio, ma qualche volta vogliamo andarci a mangiare un po' di corda? E lui mi fa... no, non penso che mi piaccia la corda, ma faceva morire. Certo. Sì, in effetti lo scontro tra titani di puntata eravate proprio sì, tu e Elio, perché vi provocavate costantemente con una faccia serissima. Sì. Quindi era un oblio. Io lì dentro avrei resistito mezzo secondo. No, era impossibile, Sì, sì. Va bene, allora Frank, grazie, perché il tempo per Off Topic è scaduto, come si dice in questi sì, modi, ahimè, perché abbiamo solo 24 minuti, ma se la direzione ci ascolta ce la allunghi a un'ora, così stiamo con forse, Frank Matano. O forse ce la porta a zero e esatto, ci vediamo in una prossima puntata. Allora Frank, grazie mille di essere stato con noi. Grazie mille a voi. Ciao, grazie, Frank. Ciao, grazie. Ciao.
Ciao. Allora ragazzi, ciao anche a te. Siamo su Instagram, Off Topic 24, seguiteci. Sì, adesso siamo incredibile, il nostro account sta esplodendo, ci sono 1 milione di follower. Ma siamo anche non su Twitch. No, non è vero. Siamo anche su Twitch, Off Topic 24, siamo anche su Telegram, Off Topic 24, tutto è Off Topic 24. Siamo ovunque, male dappertutto, ma ci siamo ragazzi. Vero, sì. Noi siamo ovunque.